Possiamo reputare Atti degli Apostoli come un libro attendibile? Nello specifico, ciò che ci dice Atti sulla vita di Paolo corrisponde a quello che l'Apostolo racconta di se stesso? Oppure ci sono incongruenze fra la narrazione riportata in Atti e ciò che ci dice l'Apostolo? Scopriamolo insieme. Nel video di oggi valuteremo se il libro degli Atti può essere considerato attendibile. Per prima cosa vedremo alcuni elementi nel racconto autobiografico di Paolo nella sua epistola ai Galati. Poi confronteremo questi elementi con un brano di Atti che riporta la conversione dell'Apostolo e i primi tempi da discepolo di Gesù. Ora, per motivi di tempo, confronteremo solamente alcuni elementi dai due testi. Ma non perdiamoci in chiacchiere e vediamo cosa ci racconta l'Apostolo Paolo nella sua epistola ai Galati. Ma quando Dio, che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il figlio suo perché lo annunciassi in mezzo alle genti, subito, senza chiedere consiglio a nessuno, senza andare a Gerusalemme da coloro che erano apostoli prima di me, mi recai in Arabia e poi ritornai a Damasco. In seguito, 3 anni dopo, salì a Gerusalemme per andare a conoscere Cefa e rimasi presso di lui 15 giorni. Degli apostoli non vidi nessun altro, se non Giacomo, il fratello del Signore. Poi andai nelle regioni della Siria e della Cilicia. Ma non ero personalmente conosciuto alle chiese della Giudea che sono in Cristo. 14 anni dopo andai di nuovo a Gerusalemme in compagnia di Barnaba, portando con me anche Tito. Vi andai però in seguito a una rivelazione. Esposi loro il Vangelo che io annuncio tra le genti, ma lo esposi privatamente alle persone più autorevoli per non correre o aver corso invano. Paolo ci dice di aver ricevuto in sé la rivelazione di Cristo da parte di Dio, ovvero di aver avuto un'esperienza mistica con il Cristo risorto. E se vi interessa approfondire questo punto, vi consiglio di andare a vedere il video su Paolo come possibile testimone della resurrezione di Gesù. Tornando al suo racconto, dopo la sua esperienza mistica con il Cristo, Paolo afferma che non passò per Gerusalemme, ma se ne andò in Arabia, per poi tornare a Damasco. Solamente 3 anni più tardi si recò a Gerusalemme, dove visitò Cefa, rimanendo con lui 15 giorni, dopo i quali vide solamente Giacomo, il fratello carnale di Gesù. Passati altri 14 anni, tornò a Gerusalemme per condividere il Vangelo che lui predicava. Attenzione però, perché Paolo ci dice che condivise questo solamente ai responsabili delle chiese della Giudea, in privato. Questa è l'esperienza di Paolo raccontata da Paolo stesso. La domanda ora è: cos'è che ci dice Atti? Se non volete perdervi altri video come questi, mettete un like e iscrivetevi al canale, mi raccomando, attivando la campanella delle notifiche. Inoltre, se volete saperne di più sul progetto e sui miei studi, potete visitare la scheda informazioni del canale. Ma andiamo ad Atti. In Atti leggiamo: Saulo, spirando ancora minacce e stragi contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote e gli chiese lettere per le sinagoghe di Damasco, al fine di essere autorizzato a condurre in catene a Gerusalemme tutti quelli che avesse trovato, uomini e donne appartenenti a questa via. E avvenne che, mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, all'improvviso lo avvolse una luce dal cielo e, cadendo a terra, udì una voce che gli diceva: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» Rispose: «Chi sei, o Signore?» Ed egli: «Io sono Gesù, che
che tu perseguiti. Ma tu alzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare». Gli uomini che facevano il cammino con lui si erano fermati ammutoliti, sentendo la voce, ma non vedendo nessuno. Saulo allora si alzò da terra, ma aperti gli occhi non vedeva nulla. Così, guidandolo per mano, lo condussero a Damasco. Per 3 giorni rimase cieco e non prese né cibo né bevanda. Atti riporta che l'apostolo ricevette una visione di Gesù e che le persone che erano con lui avevano addirittura sentito la sua voce. Questa esperienza sembra un po' diversa dalla rivelazione che l'apostolo afferma di aver sperimentato. Paolo infatti scrive che la sua esperienza era stata per lo più interna, in me, dice l'apostolo. Mentre in Atti l'esperienza di Paolo viene presentata come un qualcosa di esterno, aggiungendo anche dei testimoni. Atti afferma che Paolo rimase cieco dopo aver avuto la rivelazione di Gesù. Le persone che erano con lui dovettero addirittura accompagnarlo fino a Damasco. E qui abbiamo 2 incongruenze. Paolo infatti scrive che, dopo la sua esperienza mistica, si diresse prima in Arabia e solamente dopo andò a Damasco. Inoltre, dalle parole di Paolo, sembra che l'apostolo sia andato da solo in Arabia, senza bisogno di ulteriore aiuto né tantomeno della presenza di altre persone. Atti prosegue nel dirci che Paolo fu soccorso da un discepolo di Gesù di nome Anania e che, grazie ad Anania, recuperò la vista e fu battezzato. Ok, forse il riacquistare la vista poteva non essere rilevante per Paolo nella sua autobiografia in Galati. Ma come la mettiamo con il battesimo in acqua? Paolo infatti scrive nell'Epistola ai Galati: «Tutti voi, infatti, siete figli di Dio mediante la fede in Cristo Gesù, poiché quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo». Dunque, per Paolo, l'essere battezzati simboleggiava un nuovo inizio di vita con Cristo, strettamente collegato al suo concetto di adozione e figliolanza divina. Tuttavia, Paolo non menziona l'essere stato battezzato nella sua autobiografia. Dunque, sebbene in breve, ad un'analisi onesta del racconto di Paolo e della narrazione di Atti, troviamo delle forti incongruenze. Vi lascio con alcune domande di riflessione. Riusciamo a riconciliare le incongruenze che troviamo fra l'autobiografia di Paolo e la narrazione di Atti? Se volessimo avere una fedele narrazione storica dei fatti, a chi dovremmo dar credito? A Paolo o al libro degli Atti? E infine, alla luce delle incongruenze che abbiamo considerato, ci possiamo davvero fidare del libro degli Atti? Fatemi sapere le vostre riflessioni nei commenti e mentre riflettete su queste domande ricordate, siate coraggiosi, continuate ad essere curiosi.